Ciao amici e benvenuti in questa mia nuova avventura. Oggi altra uscita di allenamento, abbastanza intensa, ma che voglio fare comunque al mio passo senza strafare, perché avrei come in mente di raggiungere la cima del Monte Rolla e sono partito da Sondrio, quindi se ce la faccio mi aspettano praticamente 2000 metri di dislivello, chilometri non moltissimi perché ho scelto di fare dei sentieri abbastanza ripidi, nonché la strada più breve per arrivarci. Io ora mi trovo a 3,5 km circa dal centro di Sondrio, da dove sono partito. Mi trovo sopra i Ronchi, cioè una frazione di una contrada di Mossini, sempre nel comune di Sondrio. Proprio da qui parte il sentiero che sto facendo, che porta ai Prati Rolla. Ho deciso di rifare questa escursione perché l'ho fatta esattamente 3 anni fa, era lontano 2020, con i miei due amici Luca e Fabio avevamo deciso di raggiungere la cima del Monte Rolla, però avevamo fatto un'altra strada, eravamo passati da Triangeli, è un pochettino più lunga. Recentemente invece questo sentiero è stato un po' sistemato, indovinate da chi? Proprio dai Selvadec, che l'hanno un po' ripulito e reso più percorribile, quindi ne voglio approfittare. È, come dicevo, la strada più breve per raggiungere la cima e vediamo come va. Sentieri molto ripidi. Adesso qua inizia a aprirsi un po'. Guardate che bello. E Sondrio inizia a farsi piccolina laggiù. Non c'è molto da farvi vedere qua. Tengo le riprese per dopo. E spero si riesca a vedere qualcosa di un pochettino più interessante. Oltre a questi sentieri ripidissimi. Ok, ho raggiunto Prati Rolla di sotto, adesso ancora qualche minuto e arrivo ai Prati Rolla un po' più in alto, lì farò una sosta cibo come l'altra volta, rapida, col mio panino col formaggio piccolino e poi riprendo. Però prima mi tocca un po' di asfalto, poco. Ok, ho deciso che questa come sosta può andar bene. Paninetto anche questa volta, però con pane di segale, il mio preferito. E questo bel paesino invece è Forcola. Io adesso qua mi ricongiungo alla strada asfaltata e ne farò un pezzettino. Invidio davvero chi ha la casa qui, in posti bellissimi, in mezzo al verde, lontano dalla confusione. Ecco, una cosa che ci starebbe bene a questo punto dell'escursione, una fontanella. Vuoi dire che l'ho detta e l'ho trovata? È aperta, signori! Mitico! Faccio un rabocco. Anche Forcola raggiunta, questo è il pezzettino, l'ultimo pezzettino di asfalto che mi toccherà fare. Sono praticamente arrivato a Piastorba, che è il punto dove di solito arrivo in macchina per andare a Rolla, per andare a Colina, perché fin qui appunto si riesce ad arrivare. Comunque tutto questo per dire che da qui in avanti parte quel sentiero che ho fatto centinaia di volte, no, centinaia no, però ho fatto svariate volte, quindi conosco molto bene. E vediamo, sono in giro da 2 ore, 7,5 km. Dislivello. Dislivello 1300. Questo di solito è il parcheggio. Solito cartello, Monte Rolla, 3 ore. Speriamo vivamente di no, speriamo di stare sotto l'ora. Ma vediamo. Comunque volete mettere essere qui di domenica mattina in tutta questa pace che è tutta per me? C'è nessuno se non qualche animale, primo visto un camoscio. Quasi raggiunta anche la croce del Poverzone in mezz'oretta, quindi molto bene. Adesso ultimo sforzo, ultima salita e raggiungo anche la cima. Ho sentito 2 goccioline cadere prima, speriamo in bene. Ho la giacca antipioggia da mettermi su, ma preferirei vivamente non doverla indossare. Qua è diventato 1:30
su di qua. Ci siamo quasi. Comunque oggi c'è un'umidità pazzesca. Tempo non dei migliori, in più piove da più di una settimana. Oggi sono proprio sudatissimo, fradicio. Infatti mi sa che non mi fermerò su molto, anche perché poi, non essendoci più alberi, penso che ci sia su anche un po' d'arietta. E non mi sbagliavo, perché ormai mi mancano 3 minuti alla vetta. Spero mi sentite, si è alzata l'aria. Ho messo su l'antivento, ho messo su anche i manicotti. E vabbè, vorrà dire che starò su di meno. Super soddisfatto anche questa volta, 3 ore giuste, mi sento molto bene. Adesso mi sono spostato un po' dalla cima perché c'era su un po' di vento, cioè in realtà sono qua a 2 passi, però sembra un pochettino più riparato. Faccio ancora una sosta cibo breve e poi vengo in giù. Il panino della vetta meritato. Per me essere qua è sempre uno spettacolo. Purtroppo mette un po' così, però guardatela, la testata della Valmalenco, e quello è il Monte Canale. Ed eccomi pronto a rimettermi in marcia. Mi sa che scendo dalla parte opposta, così allungo un po' il giro, faccio qualche chilometro in più. Di freddo ne ho preso abbastanza, ho fatto anche 4 chiacchiere, ho incontrato un altro Selvadec che si è fatto anche lui una sparata su Arrolla. E nulla, adesso vado in giù. Verso la Forcella Valdone, che è giù lì, e poi scendo verso la strada di Colina, però vado dall'altra e torno verso la croce del Poverzone. Ho deciso di venire giù da una strada diversa rispetto a quella che ho fatto a salire, perché era proprio molto ripida e molto scivolosa, quindi preferisco scendere da una parte un pochettino più tranquilla e soprattutto che mi permette di fare qualche chilometro in più. Quindi sono tornato alla croce e adesso sto prendendo questo sentiero che mi porta giù a Piastorba. Piastorba poi scendo in direzione di Ligari e poi me ne vengo in giù da Triangia, quei posti lì. Oggi festone al lago di Triangia. Sono ai prattoni di Triangio, ormai gli ultimi chilometri per tornare a casa. Ne ho fatti in totale per adesso 21. Sono in giro da 5 ore, compresa la pausa di mezz'ora che alla fine ho fatto in cima a Rolla. Oh, davvero, davvero una bella sensazione anche oggi. Ci metterei la firma se riuscissi a fare le prossime gare così. Sto azzeccando sia il passo che l'alimentazione, ma anche il mood. Proprio contento. Bene ragazzi, ormai sono quasi giù. Anche per questa volta vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, di avermi fatto compagnia. Adesso state vedendo l'immagine che mostra il giro che ho fatto, poi in descrizione trovate come sempre il link della traccia di GPS. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video.